CRM. Come stai vivendo tu questa giornata, Vito? Ma abbastanza bene, come tutti i ragazzi, come tutte le persone presenti. Qua una bellissima festa di sport, una bellissima festa per tutta la comunità di Cefalù del nostro comprensore Madonita. E allora, tu che sei un uomo di vita pure, oltre un uomo impegnato in politica, cosa vedresti in questo palazzetto di bello oltre gli eventi sportivi? È una domanda che ho fatto quasi a tutti, perché credo che questo palazzetto non debba vivere soltanto di eventi sportivi. Ma assolutamente no, io vedo sicuramente delle manifestazioni culturali oltre che sportive. Il palazzetto dello sport di Cefalù, io dico palazzetto dello sport di Cefalù, però evidentemente il palazzetto dello sport del comprensorio Madonita deve vivere grazie al contributo di tutti i giovani del comprensorio. Quindi, siccome noi sappiamo che i giovani sono un vulcano di idee, soprattutto nel mondo della cultura oltre che dello sport, evidentemente qua deve diventare il cuore pulsante delle nostre madonie. Tu come la vedi? Io lo vedrei benissimo. Prima commentavo che c'erano le scuole di ballo che si esibivano, potrebbe essere una giusta location per una manifestazione del genere. C'era Luca che ha fatto l'esibizione di karate prima, e potrebbe essere una bella proprio una location adatta anche per queste cose. Poi lo chiederemo direttamente a lui, quindi diciamo che non deve essere, speriamo perlomeno che non sia soltanto un palazzetto dove fare solo eventi sportivi. Speriamo che si possa allargare a 360 gradi. Noi, Robby, perché così come ha detto il presidente Avanti, oggi c'è la consegna di questa splendida struttura alla comunità di Cefalù e delle Madonie. È aperta a tutti, ovviamente ci saranno delle regole che saranno approvate in consiglio provinciale, però dipende da noi, dalle nostre iniziative. Io sono sicuro che dalle Madonie verranno delle iniziative all'altezza del compito. E di tante idee poi si tireranno fuori quelle giuste. Grazie Robby, grazie. Grazie Vito Lanza. E allora siamo con una esibizione insolita quella di oggi, però credo che ti ha dato qualche emozione. Ah certo, io cerco sempre di, più che di sentirle, io di trasmettere le emozioni. Questo fa parte del mio lavoro anche. Per me è importante che ci sia una recezione da parte del pubblico che osserva, ecco, perché non è soltanto un esercizio tecnico, è proprio una comunicazione a livello emotivo. Questo è quello che cerco di fare. Come hai vissuto tu oggi questa mattinata qui con questa nuova struttura che indubbiamente può servire anche al karate, no? Certo, c'è molto entusiasmo attorno a questa nuova struttura, perché è un'opportunità per tutti. Ho sentito le parole di tutta l'amministrazione provinciale presente oggi. C'è tanto entusiasmo, speriamo che tutti quanti riusciamo in futuro a utilizzare e a usufruire di questa, devo dire, veramente bella struttura fatta con cura e che dà la possibilità di organizzare anche manifestazioni importanti visto le dimensioni degli spalti e del parterre. Grazie Luca Valdesi. E allora, io prima dicevo che avrei girato anche a te questa domanda. Tu ne hai parlato con parole di elogio di questo palazzetto, e credo che anche una bella esibizione vostra, no, di un karate possa avere grandi risultati in questa struttura. Sì, ritengo di sì, ecco, noi ci auguriamo che tutte le esibizioni che vengono fatte oggi possano in qualche modo aumentare l'entusiasmo nei giovani. Io personalmente, in qualità di campione del mondo, ho fatto anche da testimonial diverse volte in diversi enti, come per portare i valori dello sport, perché i giovani oggi, si diceva giustamente, sono un po' annoiati, non hanno alternative, e lo sport è un'alternativa valida e soprattutto divertente, non dimentichiamo che è divertente. E allora noi facciamo un in bocca al lupo a Luca Valdesi per il proseguo della sua attività, speriamo di portare tante altre soddisfazioni in casa, Luca, naturalmente, e speriamo di poterti riavere ancora più forte di prima, con più titoli di prima. Me lo auguro anch'io, vi ringrazio e crepi il lupo.